Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata alle mele. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero, burro a pezzetti, uova, tuorlo, vanillina, scorza di limone, lievito per dolci vanigliato, sale, confettura di mele e mele. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, la scorza di limone ed azionare il bimby per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere il burro. La farina, la vanillina, le uova e il tuorlo, il sale e il lievito. Ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per 30 minuti. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso ne toglieremo un quarto. E lo mettiamo da parte. Il resto lo stenderemo tra due fogli di carta da forno con il mattarello. Posizionare su uno stampo per crostate da 26-28 cm. Bucherellare il fondo con i rebbi di una forchetta. Mettere la confettura di mele. Livellare bene. Posizionare le mele. Con il resto della frolla fare dei decori da posizionare sopra. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30 minuti circa. La crostata è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Crostata alle mele. Grazie e alla prossima ricetta.